Queste le ultime foto postate sullo stato di WhatsApp di Milena Santirocco, la 53enne lancianese scomparsa da domenica pomeriggio. Poi il silenzio, in una ricerca imponente della donna, maestra di fitness e danza, amante delle lunghe passeggiate, una sportiva di razza. Da Borgata Marina di Torino di Sangro, dove ha lasciato la sua utilitaria, una Clio con una gomma a terra, è stato ritrovato un chiodo nei pressi della foratura. Ha poi percorso località Lago Dragoni, dove la via verde si interrompe tra frane, smottamenti, mura ciclopiche collassate. Alle 16:30 le foto delle mura. Delle successive ore si cerca di ricomporre lo strano puzzle, un mistero. Ricerche affidate ai vigili del fuoco di Pescara e Chieti, alle unità cinofile di Teramo, al gruppo droni, ad un elicottero sempre dei vigili del fuoco. E poi commissariato di Lanciano, protezione civile, guardia costiera per le ricerche in mare. Scandagliato il tratto di reliquato ferroviario che raggiunge verso sud il trabocco Punta Le Morge. Altro indizio, un cane che lei aveva riferito di accarezzare spesso nelle lunghe passeggiate tra Mare e Lecceta di Torino di Sangro, una Lecceta che si estende a ridosso del litorale, in Contrada Lentesco. È stata ritrovata la casa, proprio all'ingresso della Lecceta. Individuato l'affettuoso meticcio, le unità cinofile hanno avvertito qualcosa, puntando all'interno della riserva regionale. Altre unità cinofile percorrono il bosco da nord, sforzi, risorse, mezzi infruttuosi per ora. Solo ricerche, nessuna lieta notizia. Il telefono della donna è spento dalle 18:30 di domenica. La sorella Sonia continua a sperare. Si ripercorrono le ultime tracce, che sono le foto che Sì. sono state postate poi. Le foto, e poi ho sempre detto da subito che lei era molto legata anche alla Lecceta, quindi non solo un percorso con biciclette e a piedi lungo la Via Verde, ma anche nella Lecceta c'era una zona del percorso Trabocco con una fattoria con un cane che la seguiva con la bicicletta, e quindi non lo so, si stanno facendo le ricerche anche lì con l'unità cinofile, e speriamo bene. Il profilo Facebook, questo rimane un Ecco, il mistero. profilo Facebook, io veramente sono sconcertata perché appena ho saputo che mia sorella non era tornata a casa, ho fatto delle mie ricerche e ho visto che sul profilo Facebook non c'era più niente, non c'era più il suo profilo, e questa cosa mi inquieta, questa cosa mi spaventa tantissimo, non riesco a capire perché lei è una persona piena di vita e non riesco a capire. Perché non penso si sia allontanata per sparire di sua spontanea volontà. Secondo me c'è qualcosa che non conosciamo, o si è fatta male, non so. Milena, separata da anni, ha due figli e viveva, secondo i familiari, un momento sereno della sua vita. Il figlio maggiore, Manuel, vive a Tornareccio, operaio. Secondo me non è stato un gesto da parte sua. Perché sono andato il momento prima che l'ho vista che è successo questo fatto, il pomeriggio a pranzo sono stato a pranzo da lei e era tutto normale come sempre, quindi non penso sia stata una decisione sua. Poi ha postato le foto Stava delle mura cinofile. una passeggiata come faceva sempre, come era abituata a fare tutte le domeniche. Questi momenti comunque di grande apprensione da parte vostra, immagino. Sì. Oh, Questo. bene, io spero veramente che riescano a ritrovare, o magari che ha perso la memoria, non ricorda, ha sbattuto la testa, non lo so. Spero questo almeno. Perché ormai sono passate quasi 48 ore e qua ci stanno le ultime tracce. Altre tracce non si sa più niente, quindi qua cerchiamo e speriamo bene. Dennis, il più piccolo, ha 22 anni, vive con sua madre. Le ore passano, le preoccupazioni aumentano, la speranza però sorregge gli animi. Le ricerche sono estese fino a Vasto con l'elicottero e attendiamo notizie, speriamo di trovarla quanto prima. Questa mattina, quindi, comunque tante ricerche, ma non si è Nulla di trovato concreto, niente. no. Solo un avvistamento, dicono che è stato fatto un avvistamento a Vasto di domenica sera verso le 22, le 22:30, che camminava lungo la statale da una signora che la conosceva, cioè vista di Lanciano, quindi nel stesso Attendibile, paese. Sì. attendibile, per il resto non si sa più Il resto nulla. non sa più nulla. Tu vivi con lei, Io quindi. sono l'unico figlio che vive con lei e Era un periodo era sereno. tutto sereno, più del previsto, anzi, più dei mesi prima. C'è tanta speranza, Sì, dai. cioè la speranza è l'ultima a morire.